Ditti e questo è il nuovo video! Mamma mia, sono proprio noiosa, eh. Dai, che pulpito viene da predica. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti nel canale. Oggi sono qui con Titti. Per chi non sapesse chi è Titti, lei è la mia vagina generatrice. Spiega che cosa vuol dire, perché c'è gente che non lo sa. Normalmente si concepisce qualcuno, un essere, un individuo che poi viene espulso. Tu sei stato espulso dal mio ventre. Esatto, come un pezzo di merda dal culo, più o meno. Più o meno. La stronza. Se ancora non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi subito. Ma prendi conto? Cioè, che maleducati. Non capiscono tutti il valore delle cose. Ma come si conosce Instagram? Cioè, non... Qui mi trovate su Instagram. Andatevi a seguire! Perché altrimenti siete. Votici di madre, altrimenti siete dei. Poraci. Guardate che detto dalla 55enne è brutta. Devo fare 54. Sì, sì. Oggi siamo qui a fare che cosa? Allora, tempo fa, per chi mi segue da tanto già la conosce, già visto che video abbiamo fatto un video che andava un sacco, che era il mia madre mi conosce come crede. E quindi abbiamo deciso di fare mio figlio mi conosce come crede. Secondo me fa una merda di figure di merda. Tantissimi di voi, guardando i video che abbiamo fatto insieme, per chi mi segue su Instagram vede il rapporto che abbiamo. Insomma, ci dire tutti quanti abbiamo un bel rapporto. E oggi lo rovinerò, perché secondo me faccio veramente una merda di figure di merda. Io invece penso di no, perché abbiamo una grande e bella complicità. Quindi penso che forse un po' mi conosce. Almeno toccate bene, dai. Cominciamo? Le domande sono personalizzate, le ha scritte lei, io non le ho volute leggere, non voglio sapere, non so quante sono esattamente, quindi direi di partire. Allora, vediamo se sai quali sono le mie 5 cose che preferisco mangiare. Mangiare sushi, specialmente il sashimi, che lei in realtà si mangia solamente sashimi, che so, quei cose così col salmone sopra. Quello, la pizza con la birra. La pizza, che pizza? O margherita con le verdure. Margherita. La mangiamo a casa, tipo quella comprata dei budoni, perché siamo poveri, non possiamo andare. Vabbè, non è vero. Vabbè, poi. La trippa, a te piace la trippa di nonna, beh? Sì. Le cose quelle là, le, tipo. Come si chiamano? No, le verdure, quelle. Le creme. Le creme di verdure. No, ma poi c'è una cosa, dai, una cosa. Ah. Il gelato. E lei, alla mia madre nasconde. No, a parte che io devo far vedere. Guardate che c'è sta oggi. Ancora vivi, ci sono ancora, perché li nascondo. Ti ha comprato in un'offerta! A dirgli li devo nascondere, perché altrimenti lui fa sparire tutto. Sapete perché io vi ho fatto vedere questa cosa? È perché avete visto il video che vi lascio qua sopra. Io me lo sono già detto. Come lo vedi comunque, te, mamma mia. Come tante altre cose. Qual è il mio cantante e o gruppo? Michael Bublé e gli U2. Ma gli U2 ci sei nata al paesino là a vedete gli U2. E qui. Ah beh, è vero. Sì, 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 errore. Ma sempre detto che lei, se c'è un rimorso che ha nella vita, è che non è, vabbè, non è riuscita ad andare a vederli dal vivo. E gli sarebbe piaciuto andarci. E poi? Qual è lei? Lei è Michael Bublé, ma te stai in fissa. Poi c'è la rossa ramassò. Sì, vabbè, ma Michael Bublé, allora c'è sta. Non mi ricordo che canzone è, c'è sta una canzone di Michael Bublé che lei vuole, mettiamo al suo funerale. No, quella che si fa un casino. La canzone che io voglio al mio funerale è proprio un altro gruppo. Ma comunque sembrano, non lo so, Totally Spies, Man in Black. Ok, qua, sì. Allora, Manti. Vediamo un po'. Poi, che cosa mi piace fare? Lo sapevo tutti e due, ti piace, va bene, no. Beccata. In che campo? A letto? Cosa mi piace fare nella vita? Cosa mi piace fare nella vita? Era più divertente a letto, sapevo pure quello. Comunque, nella vita ti piace un sacco. Peccata mia mia. Ma poi non lo puoi sapere. Che cosa ne sai tu? Andare al cinema, quando c'ha la cosa ci va sempre. Cioè, è una cosa che ti piace fare un sacco. Cioè, quante cose devo dire? Quante cose sono? Non, guarda, senza. Perché ne faccio tante, ma ce ne sono alcune che preferisco fare più di tutte. Non le dici. Fai le facce strane, ma non. Allora, poi. Profeti, nessuna parola. Profeti. Profeti. Profe. Profe.
Ciao, sono Tiziana e faccio l'insegnante da 16 anni ormai. Veramente quasi 20. Ma ma io faccio matematica e tue materie scientifiche, quindi vi posso anche impappinare. Poi, oltre ad andare al cinema, lei è una patita. Quindi lei, quando sta a casa, si mette davanti al computer e si mette a guardare quello che gli capita. Lei non gli frega niente di quello che gli capita, basta che se guarda qualcosa che gli tiene compagnia. Vorrei una donna! Cosa mi piace fare anche, però? A farsi tipo le camminate veloci al parco. Camminare, correre in parolone. Vabbè, tipo le camminate veloci al parco, andare in palestra, la rilassa un sacco. E poi cose che ti piace fare, fammi pensare. Leggere. Invece che cos'è che detesto fare? Cosa non mi piace? La lavatrice? Lavare i piatti? Lavare i piatti non mi puoi dire che ti piace. Ma a chi piace? Volete trovare chi è che piace lavare i piatti? Trovatemi qualcuno che ama fare i piatti. Hai disoccupati? Neanche. Allora, cose che non ti piace fare. Cazzo, sai che questo è più difficile? Perché a me piace fare sempre tutto. Tipo piegare i panni dopo che sono stati messi sullo stendino e si sono asciugati, una cosa che detesto. Che cos'è che conta di più per me nella vita? Io. No, vabbè, io e Angelica, le cose che conta di più nella vita, sorridere, vedere sempre che c'è di meglio, cioè che qualsiasi cosa succede c'è un motivo. La cosa che conta di più nella vita, la famiglia in generale, cioè levando io e Angelica, proprio noi tutti quanti abbiamo un bellissimo rapporto insieme. I soldi, che non ce l'abbiamo mai avuti. Senti, quali sono i miei tre desideri più grandi? I soldi! I soldi sono sicuramente la parte, cioè tipo la prima cosa. Perché? Perché io penso sempre che quelli poi riescono a dare tante altre cose. Sì, cioè che, che compensano, esatto. Cioè che attraverso quelli, cioè puoi anche curare, quindi. Poi, la salute? Vabbè, viaggiare. Ah! Poi la serenità, questa è una cosa che purtroppo è un po' troppo tempo che non ce l'ho, quindi mi piacerebbe quella, la serenità. Allora, adesso... Qual è la cosa che ti ha imbarazzato più di me? Ah, vabbè, una cosa imbarazzante che è successa con lei. Quando ero piccolo e stavo scoprendo me stesso e stavo scoprendo il mio corpo, mia madre mi ha beccato mentre mi scoprivo. Cioè mi scoprivo me stesso. E quindi sì, quella è stata un po' imbarazzante. Mi ricordo ancora la scena. E tu mi stavi a portare la spremuta d'arancia a letto a casa vecchia. Io stavo sul letto d'Angelica. Io penso di averlo rimosso. Beh, da te, non ci sono riuscito. Ah, invece io pensavo quella volta che ti ho, sono entrata in bagno mentre ti stavi facendo la doccia, io ho fatto, oh, sei cresciuto. No. Ho scoperto che c'era qualche parte del tuo corpo che era cresciuta con te. Tutto sommato non ti ho messo sempre in difficoltà, però va bene, bene. E adesso... Vabbè, dopo che mia madre mi ha esposto così tanto, possiamo passare alla prossima. Allora, le mie stranezze. E in realtà non mi sembra ce l'hai, perché cioè faccio cose molto simili a te, quindi se te fare cose strane vorrei fare le cose strane. Forse non ce l'ho stranezze io, non me le vedi strane? No, più cose da psicopatica, stranezze no. Va bene, allora adesso per esempio passiamo a 5 pregi e 5 miei difetti. Allora, 5 pregi, grande oratrice, sa ascoltare un sacco e si interessa veramente della vita dei figli. Cioè nel senso non è una di quelle che lo dice perché uno che c'ha avuto un genitore che lo faceva. Cioè proprio ti chiede... Un genitore. L'unico. È aperta al dialogo, sa cucinare, che regà, non è per niente. Tutte le mamme sanno cucinare, ma questa è una mezza bugia. E poi a me che sto sempre a mangiare mi serve una madre che sa cucinare, cioè stiamo sani. E l'ultimo è che è riuscita ad essere brava a essere sia madre che padre. Difetti! Sono pure simpatica, non l'hai detto. Ah no, vabbè sì. Simpatica. Tanto. Quando lei pensa una cosa, è quella, è aperta al dialogo, ma comunque non cambia idea. Cioè, tu gli puoi pure dire la tua, ma lei che ne frega il cazzo, proprio, cioè, lei c'ha la sua idea. E questo è un problema quando litighiamo, perché io sono identico. Immaginatevi scontri fra titani. Quando è stanca, non si regge. Cioè, non mi vengono. Non si vede che non ce li ho. Forse non se l'hai, difetti. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo finito. Poi a scuola faccio così quando non sono le risposte. Cosa è che detesto nelle persone invece che cosa amo nelle persone? Allora detesti la falsità, la non trasparenza, l'avidità, l'arroganza, la prepotenza. Beh, le ultime due cose mi odi. Invece cose che ami, chezza d'animo, la solidarietà si dice. Poi altre cose che ami, la disponibilità. Una persona è disponibile con te nel senso che c'è nel momento di bisogno. Esatto. Tipo, noi avemo bisogno dei soldi, dateci i soldi! Chi sai che è? No, cosa non sopporto di voi figli?
Amo casino. Quando litighiamo io e mia sorella, perché quando litighiamo io e mia sorella, ragazzi, carabinieri, polizia, artificieri, li chiamano tutti. Quando rompo le cose perché mi incazzo, per colpa di tua figlia con la quale litigo, il fatto che lasciamo casino per casa, quando non mettiamo a posto, quando mangiamo e, come dice lei, cagamo, domaniamo, ossia che lasciamo le cose là. Boh, il fatto che ti chiediamo sempre i soldi, forse. Però non c'è manco tanto, perché alla fine non ci dà mai per cacciare. Che cosa invece amo di voi? Cosa amo? Il il rapporto che comunque abbiamo da cane e gatto, quindi che comunque poi ci sosteniamo un sacco. E il fatto che tutti e due siamo persone solari, e alla fine che affamo taglia una cifra, cioè poi io che sto ancora più simpatico che tu di caffè. Il fatto che siamo persone dolci, cioè nel senso che ci coccoliamo un sacco tutti e tre, che passiamo delle serate insieme. Che ridiamo anche che tanto. Che ridiamo un sacco, sì, ridiamo un sacco. E secondo me pure il fatto tipo che parliamo tanto, tra di noi proprio. C'è tanto dialogo tra di noi, ci diciamo quasi sempre tutto. E forse secondo me pure per questo diamo un botto. Siamo molto veri. Ah, becca! E niente ragazzi, qui finisce il video con la MILF più famosa di YouTube Italia. Ma no! Ma sì! E niente, fateci sapere qua sotto con un commento se vi è piaciuto questo video, se vi piacerebbe vedere altri video insieme. Poi dovete fare due cose molto importanti. Sono sicuro che tu già sai di che cosa si tratta, che le vuoi dire? Iscrivetevi al canale, mettete mi piace qui al video e condividetelo. Brava! Parole sante! Parole sante! Condividete questo video con le vostre mamme. Confrontatevi con loro. Confrontatevi con loro. Mi raccomando, cosa che diciamo tutte e due, parlate con i vostri genitori, perché ci stanno per un motivo. Quindi non sono... Sono le persone che sicuramente vogliono il vostro bene. Quindi le persone che non vi faranno mai del male e con le quali potete tranquillamente parlare di tutto. Non ci sono solo per romperci i coglioni, ma anche per sostenerci e aiutarci nelle scelte difficili da fare nella vita. E per buttare culo almeno a me una gioia mi hanno data, perché dai, più questo, di una, più di questo una. Te lo posso dire, dai, che sei stata decente come genitore. Anche perché io ne ho avuti due ugualmente fantastici. Vero nonno e nonno. Sono altri due pilastri della nostra vita fondamentali, quindi affidatevi con serenità ai vostri genitori, che sicuramente farete la cosa più giusta. Vabbè, dopo questo momento di lacrime, gioie e dolori, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e... Se non siete iscritti al canale, mettete a seguire su Instagram e se non l'avete fatto... Scandalo! Oh, ma tutta... E se ancora non l'avete fatto? Ciao! 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 No. Sono giusto, che cazzo saluti ha fatte? Io no, 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 guarda per capire. Ah, l'ha detto prima. Educato, non so. Mettiti al cielo. Dai, pausa, Chuck, si gira!